Speedless, anche chiamato Capitan Findus! Ciao a tutti ragazzi, sono diventato un pesce, Findus. Torno normale, va? Ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo e preparatevi perché il giardino delle banane è tornato nel capitolo 2! Forse, cioè non lo so, è quello che cercheremo di scoprire oggi. E dato che c'è un nuovo personaggio blu che si chiamerà Capitan Findus, scrivete tutti sotto nei commenti Findus! E mi raccomando, lasciate un like ora per ricevere tanti bastoncini Findus. Avvagonate proprio. Il giardino delle banane in questo periodo è molto in fiore. Ci sono tante banane che stanno nascendo. Parlo di pesce e arriva il gatto. Infatti guardate quanti video su Garden of Banana. Cioè abbiamo scafazzato Jumbo Josh, abbiamo aperto la porta segreta, ci resta solo da smentire Miti. Ed è quello che oggi faremo. Sarà vero che già qualcuno ha giocato al capitolo 2 di Giardino delle Banane? Andiamolo a vedere! Quindi cerchiamo nella barra cerca Capitan Findus! No, scherzo. Eccolo! Capitan Findus! Guardate ragazzi il suo sguardo penetrante, i suoi canini che sono come quelli dei mammut. Infatti stiamo attenti che no, c'ha mut proprio, quindi meglio non averci nulla a che fare con Capitan Findus. Guardate, ci sono un sacco di video dove già c'è il capitolo 2 di Garden of Banban. E io devo vederlo ora. Guardate, c'è tutto il gameplay del capitolo 2 di Garden of Banban con Capitan Findus. Ragazzi, volete anche voi essere dei veri pirati? Allora cantate dopo di me. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Direi di vedere questo video. Sono molto curioso, quindi lo stopperò ogni tanto per appunto dirvi la mia. Vai! Un salto nel futuro del benessere. Wow ragazzi, un orologio che mi conta i battiti al minuto. Mi servirebbe. Con tutti i battiti che mi prendo ogni volta a giocare a sti giochi. Fantastico, se fa pure da defibrillatore me lo compro, costi quel che costi. Ragazzi, vogliamo fare uno scambio? Sì, mi piacerebbe. Ma intendi una cosa così, con Marco? No, 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 mi dissocio! Ok, passiamo alle cose serie. Il video inizia. Fine del capitolo 1. Garden, Giardino delle Banane 1, ragazzi. Wow, un gioco che si chiama Giardino delle Banane, ma non ci sono banane. Lo so, sono un burlone! In realtà si chiama Asilo di Banban, ma mi piace banane. Vai! Ok, questo è il nostro Drino! Il mio carissimo Drino! No, Drino! Scendi giù con me! Dove mi lasci? Non mi ricordavo che Drino non mi seguisse alla fine del capitolo 1. Oh, oh, hey! Jumbo Josh! È proprio lui con la sua manaccia! Ehi, tieni quella bocca che puzza lontano da me. Black. Ok, fine capitolo 1. Inizio del capitolo 2. Siamo caduti. E fino a qua ci siamo. Noi ci eravamo fermati in realtà dopo quella porta. Ok, ecco la porta che si apre e dovrebbe spuntare Banban. Banban è un tipo molto tranquillo. Vuole mangiarci il pancreas. Aiuto! Abbiamo Capitan Findus che mangia i pesci. Banban che si mangia i pancreas. Proseguiamo. Ora inizia il vero capitolo 2. La porta si apre e quello che c'è dietro la porta vi spaventerà.
Che è successo? Mi sono teletrasportato. Sono finito nelle backrooms. No! Se dentro il prossimo capitolo di Giardino delle Banane mi ritrovo dentro una stanza piena di banane, ok. Se invece io mi ritrovo nelle backrooms, no, non ci sto più. Ok, qua c'è un ascensore. Pericolo. Pericolo ascensore. Guarda in basso. Sicuramente io mi butterei dal sesto piano per arrivarci là sotto. Ok, c'è una stanza segreta. Stanza segreta 1. Ce la facciamo? Wow! Shakira, Shakira, eres tu? Wow! No, scusate. No, non è Shakira, non è Shakira. Siamo in una stanza segreta. Ma poi sta a vedere se tutto questo è reale, se sarà veramente presente nel gioco o no. Ok, là c'è un qualcosa da fare. Zona parkour. Ma che bello, Asilonito. Sì, facciamo parkour sopra le seggiovie dove c'è un buco profondo 200 metri. Guarda, sicuramente io ci verrei in questo Asilonito. Se mia madre mi avesse portato in questo Asilonito, ora non sarei più qui, mi sa. Oh mamma mia, ragazzi, non so se avete visto bene, ma Capitan Findus mi sembra un pochino arrabbiato. E anche l'uccello maledetto Opila. Opila, ti devo far diventare un Opila patate. Vabbè. Un nuovo telecomando. Effettivamente potrebbe essere vero, potremmo utilizzare diversi tipi di telecomando. Ecco il nuovo telecomando. Un telecomando chiamo Opila. Stai scherzando? No, Capitan Findless! Che paura che fa Capitan Findus! Ok, se n'è andato. Così era solo per salutarci. No, dai! Ma non puoi farmi cadere le sedie pina! Le sedie pina fatte con l'albero di pino! Quindi il seggiolino mi ha fatto andare avanti. Capitan Findless! Quella porta mi dice esattamente che io non dovrei entrare lì. Ovviamente questa persona che cosa farà? Ci entrerà. Ma porca miseria. Annullo qualsiasi bastoncino Findus in nome dei sereni della magia. Che bello però con questa grafica ultra realistica. Oh no. Ragazzi, che paura Bambam che fa. Ma effettivamente lui al posto delle orecchie c'ha due corna. Poverino, gli hanno fatto le corna. Scusate, scusa, scusa signor Bambas. Vabbè, era così, giusto per impaurirci. Dobbiamo riaccendere l'elettricità. Fatto. Ma voglio ancora capire a cosa serve questo telecomando di Opila. Cioè abbiamo lasciato il nostro Drino nel capitolo 1? Ah, possiamo cambiare ok. Intanto ragazzi, scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate, se ci saranno veramente queste cose. Secondo me metterle sarebbe bello. Eccoci nella stanza di Capitan Findus. No, Capitan Findus! Pila, chiamo Pila, chiamo Pila, matatemi! Start. Ma dai, ma questa è presa palesemente da Poppy Playtime. Allora, non ci credo che la metteranno, ovviamente, perché non credo che vorranno farlo proprio simile uguale a Poppy. Spero. No, no, Capitan Findus, si arrabbia. Rimani sul colore che gli ha detto. Oh no, Capitan Findus. Vediamo ora che succede. Ma chiamo Opila. Dai, vai, fagli fare uno scontro. Uccello contro Capitan Findus. Chissà che vince l'uccello perché mangia il pesce. Ok, ce l'hanno fatta. Una nuova card. No, 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 no. Aspetta un attimo, ma non ho capito. Cioè, tu gli potevi dare una testata contro e invece hai dato la testata contro la porta. Capitan Findless, ho capito che i pesci sono molto intelligenti, però... Cioè, comunque è bellissimo. Ragazzi, è fatto benissimo. Non so se sarà mai vero, però è fatto troppo bene. Troppo. Mi complimento. Aiuto! Ti dice pure gira.
Ragazzi, ma questo qua gira. Ehi, ehi, la testa, mi stai facendo confondere il cervello. Aiuto, aiuto. Deve saltare, come fa ad andare sopra? Oh no, Capitan Findus. Ok, ma ancora io sto telecomando non l'ho visto in uso. Usalo. E dov'è Drino? Ok, dovrebbe essere salvo il tipo. No, invece non è salvo. Non è affatto salvo. Al massimo sarà Ambrogio. No, beh, vabbè. Ma ragazzi, ma è un segugio, Capitan Fiddles. Oh, ma c'è il braccio sporco di sangue. Non l'avevo notato. Cioè, guardatelo bene. C'è il braccio sporco di sangue. Oh! Ma che ha fatto? Parkour! Questa è la versione extreme del parkour. Questa è proprio versione Opila. Opila è bravo a fare parkour, vero? Ehi, non vedo più nulla. Vedo solo una luce. Ok. Ah, ce l'ha fatta! Si è tra virgolette salvato. Se n'è andato. Ok, finita così. Mancano pochi secondi alla fine. Non so se veramente lui si è salvato. Se veramente questo sarà il capitolo 2. È molto bello se fosse così. Ma ancora io voglio sapere un fatto. Opila, il mio uccello, che era morto nel capitolo precedente, ti prego, ha spiccato l'ultimo volo, fammelo risuscitare. Ah, ma non è che quel telecomando è un defibrillatore per uccelli? No, per chiedere. No, ok, non ci è dato sapere quel telecomando se è un defibrillatore per uccelli. Mannaggia! Ragazzi, io direi che il video di oggi lo posso anche terminare qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto e nulla. Iscrivetevi al canale se non l'hai ancora fatto. Lascia un sacco di pollice in su. Qua il vostro allora esiste tutto. E noi ci vediamo ad un prossimo video.